Bentornati sul canale di Prizio, andiamo avanti, continuiamo con Silent Hill, The Short Message, vediamo se riusciamo a finirlo. Allora, eravamo rimasti qui, dovevamo correre e scappare e sfuggire alla nostra predatrice maledetta, ancora una volta, alla nostra Cherry Blossom. Cazzarola. Me la sento proprio sul collo, ragazzi. Dai, che è fatta? No? Ti voglio bene. Minchia. Ci fermiamo? Minchia! Basta, 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 non se ne può più! Pesantissimo. Pesante, ragazzi. Veramente pesante. Veramente pesante. No, ma secondo me devo farla uscire, altrimenti... Temo che se l'anticipo... La devo aggirare un'altra volta, secondo me. Non so per andare dove. Allora, fino ad ora è dietro di me. Cazzo. Merda. Io non ho capito il criterio di sorpasso, comunque. Ho solo un'ansia terribile. Sì, ma perché poi dov'è che dovremmo andare? Scusa, se io provo ad anticiparlo, 210. Tornati indietro, eh? Allora, fin qui è un loop. Quindi non si entra qui. E no, ragazzi, lei è sempre qui. Bisogna triggerarla per forza in questo modo barbaro. Bisogna tenerle testa così. Tra l'altro, non potendo correre più di un tot. Ora andiamo dalla porta dove lei è venuta, la 212.
all your fault, it's all your fault, it's all your fault. Ok, sinistra. E ora dovremmo aggirarcela andando nella stanza dove lei è venuta. Quindi ora apro qui, lei è qui. Quindi io dovrei fare questo servizio, che non riesco a fare, ragazzi. Cosa mi dà molto fastidio. Molto fastidio. Vogliamo provare ad anticiparla? Cioè. Ah, posso guardarmi alle spalle. Ah, e quando cazzo me lo dici? Ho sbagliato. Un po' noiose queste parti, perché non è che, che sia chiara la via di fuga, il crit, almeno io non lo decifro, non riesco a decifrarlo. Ok, forse anticipare di poco la porta magari, capito cosa dico? Cazzo. Attenzione adesso. Attenzione adesso. Dobbiamo aggirarcela, qui intorno. Bravo. Bravo, bravo, vai! Bravissimo, bravissimo. No, ma perché? Fanculo. Che balls. Maya, I finally get it. I know what you wanted me to find. Jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter. That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Oh, wait, wait, Anita. Calm down. Un altro suicidio. Proviamo. E riparte il loop, secondo me, terza e ultima parte. Quindi non ci siamo liberati per niente del mostro.
Ma che? Almeno abbiamo capito almeno il disegno, però il senso. Penso di sì. Vediamo come se la gioca quest'ultima parte. Suppongo sia l'ultima, no? Tre, tre atti. Attenzione, il mio corpus. Scoprilo. Come posso farmi perdonare? Per favore, Maya, dimmelo. Perché non mi dici niente? Febbraio, alla fine mi sono diretta sul tetto della villa. Non facevo che pensare alla ragazza che si è tolta la vita l'anno scorso. In realtà, qui si sono uccise molte ragazze, tutte adolescenti in teoria. Ora quel posto è un luogo famoso per suicidarsi. Ho guardato giù dal tetto e mi sono resa conto dell'altezza. Il pensiero che potessi cadere per colpa di una leve brezza mi ha fatto venire le vertigini. Ma non avevano paura? Che cosa gli passava per la testa? Saltavano per scappare da qualcosa o per raggiungerlo? What is this? Va bene, non si può sapere. Andiamo avanti. Ah, ok, sempre peggio. No exit. Don't you dare go outside. Ci sta. Staff only. No hope. No future. Trash room 207. No exit. Siamo intrappolati, ok, ormai. No exit, no exit. It's your fault, it's your fault, it's your fault. Il fenomeno Silent Hill, attenzione. Il tasso di suicidi è aumentato in tutto il mondo, soprattutto a causa delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19, un problema che molti paesi affrontano tuttora con grande incertezza. In molte zone questi tempi difficili hanno dato luogo a uno strano fenomeno. Chi lo subisce afferma di vedere una strana nebbia anche nei giorni più limpidi e poco dopo perde conoscenza. Questo particolare episodio è stato rinominato fenomeno Silent Hill, dal nome di un evento simile accaduto in un'omonima città degli Stati Uniti. Il primo a proporre una teoria che spiegasse l'accaduto fu il dottor XXX, psicologo sociale presso la XXX University, che sull'argomento ha dichiarato quanto segue. Negli individui psicologicamente instabili, la nebbia è il sinonimo di incertezza e illusioni sensoriali. In presenza di elevati livelli di stress, la visione può diventare offuscata o limitata, al punto da generare una fitta nebbia nel campo visivo dell'individuo. L'incertezza sociale e l'inquietudine di fronte al futuro si manifestano come una nebbia che cela il confine tra realtà e illusione. Col passare del tempo si osservano sempre più casi del fenomeno Silent Hill. In risposta, il dottor XXX sollecita una ricostruzione immediata della società, unita a una maggiore enfasi sull'assistenza psicologica e la terapia per i giovani. Allora, stando a quanto detto, l'unico difetto di questo gioco resta, come già detto durante il primo gameplay, se non ricordo male, il voler spiegare tutto e dare una spiegazione sociologica, antropologica, interpretativa a tutto quello che realizza. Aumenta la nebbia di gioco, lascia che io sottintenda il fenomeno Silent Hill, cioè lo legga sottinteso tra le righe e che viva nel gameplay come un'atmosfera suggerita, non che vaffanca. No hope, cioè fammelo vedere, non dirmelo.
c'è il mio riflesso. Il quadro di un muro. Bellissimo. Cioè, capito, sono queste le cose che hanno sempre portato avanti. 29 dicembre 2011, ho finalmente perso ogni contatto con lui, non lo rivedrò mai più. Pensavo potessimo vivere per sempre felici e contenti, ma era solo un sogno. Però non ho perso proprio tutto, ho ancora i miei bambini, i miei angioletti mi illuminano la vita. Minchia. Minchie. Ah, PT proprio, ok. Padre ubriacone. Madre ubriaca, che cacchio è? 10 febbraio 2012. Oggi il mio nuovo compagno si è presentato con la pizza. I bambini serve assolutamente un papà, ma loro non riescono ancora ad accettarlo. Poi se n'è andato visibilmente infastidito. Spero che non mi detesti. 22 febbraio 2012. Mia figlia ha fatto un disegno con la nostra famiglia, siamo sorridenti e ci teniamo per mano, sarebbe stato carino se avessi disegnato anche lui. Si rende conto che diventerà parte della famiglia? A differenza dei suoi coetanei, lei ha qualche problema. Sono certa che si riprenderà e diventerà come loro. So bene come si cresce una figlia. Sono una brava madre, non come quella stronza insensibile che mi ha cresciuta. Io non trasmetterò ai miei figli odio e paura. Il modo inquietante con cui si è aperta questa porta... Ah. 7 marzo 2012, si è ripresentato con un sorriso stampato in faccia e una pizza tra le mani, questa volta presa in un nuovo posto di cui sembrava entusiasta. Comunque a mia figlia la pizza ha fatto schifo, è molto pignola, dovrei insegnarle a mangiare anche le cose che non le piacciono. Io da piccola ero costretta a farlo, ma in fondo è giusto così. 22 marzo, oggi i bambini hanno perso le staffe di fronte a lui, era esausto per il lavoro e ha detto che voleva solo riposarsi. Mi fa stare tanto bene, ma io non riesco a ricambiare. Forse con loro non sono abbastanza severa. Per vivere felici lui è essenziale e voglio che loro lo capiscano. So che può sembrare crudele, ma se per un po' gli tolgo la luce, magari alla fine riusciranno a ritrovarla in lui. 12 aprile. Mi ha detto che i colpi sulla porta del ripostiglio gli impedivano di rilassarsi come si deve. Se riuscissero a stare buoni per un po', non ci sarebbe alcun problema. Cosa hanno che non va? Ormai passa a trovarmi raramente. Se non faccio qualcosa, potrei non rivederlo mai più. Sul ripostiglio. Wow, che sta succedendo? Chiuso? Chiuso? Cosa ho sbagliato? Ah. Wow. Carino. Un po' Layers of Fear, un po' tutto, ragazzi, eh. Minchia, che schifo. Ora che ci incontriamo fuori casa le cose sembrano andare meglio. Ero preoccupato per i bambini, allora ho comprato loro dei libri e dei giocattoli. Almeno così avranno qualcosa da fare, no? Ultimamente esco così spesso che in casa c'è parecchia confusione. Dovrei mettermi a riordinare, ma quando rientro non ho mai le forze. 25 maggio, sono stata contattata dai servizi sociali. Sicuramente qualche condomino che non riesce a farsi i cazzi suoi ha sentito qualcuno piangere nel mio appartamento. Ma che cazzo vogliono? È da un po' che non mi chiama, sono destinata a rimanere sola? Sono tutti in giro a divertirsi mentre io mi faccio il culo per crescere dei figli. Perché devo essere io quella sbagliata? 15 luglio. Senza dei figli tra le scatole, a quest'ora avrei potuto programmare le ferie con gli amici. Non mi importa più di nulla, ormai mi sembra di arrancare. So cosa c'è nel ripostiglio, ma non riesco a guardarci dentro. Voglio solo essere felice. È così grave? Non ce la faccio più. Che sta succedendo qui? Poi c'è un po' di sbratting. Stop.
Signora Krista Planner, nonostante i reiterati tentativi di contattarla, non abbiamo mai ricevuto una risposta. Ne deduciamo che non ha alcuna intenzione di porre rimedio al problema. Le comunichiamo quindi che, in violazione dell'articolo 1631, sezione 2 del Codice Civile della Germania, di conseguenza la Corte Federale ci ha incaricato di negarle la custodia dei suoi figli. In caso di obiezioni, la preghiamo di contattarci al più presto. Frank Fischer, Centro di Assistenza all'Infanzia di Kettenstadt. Oh. Oh. Trovato il corpo di un bimbo nel frigorifero, madre arrestata 4 agosto 2012. Il corpo di un bimbo è stato trovato quest'oggi nel frigorifero di un'abitazione appartenente a una madre di 41 anni. La donna è stata arrestata dalle autorità locali per occultamento di cadavere. La donna afferma di aver rinchiuso il figlio nel ripostiglio per punizione e di averlo lasciato rinchiuso per più di un giorno. Il mattino seguente, dopo aver notato il corpo senza vita del figlio, ha quindi deciso di nasconderlo nel frigo. In queste ore gli investigatori stanno conducendo l'autopsia per determinare le cause della morte. Secondo le indagini, la figlia della donna si è presentata alla porta di un vicino per chiamare la polizia e denunciare la madre per abbandono di minore. Dopo aver raggiunto l'abitazione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo del fratello nel frigorifero. L'arresto della madre è avvenuto dopo la sua confessione. Spieghiamo tutto, mi raccomando. Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. No, basta inseguimenti, che palle. Oh cazzo. E sono rimasto bloccato. Non so come sono passato. Do not ask me. Tornando indietro? Merda.
siamo seri? Otto, attenzione. Minchia. Ma sta succedendo qualcosa o no? Devo togliere. Oh mamma, ma sembra complicatissimo così. Magari non lo è. Ci siamo già stati. Merda. Cazzo. Cazzarola. Merda! Non riesco a trovare l'ultimo pezzo, ragazzi. No, non lo vedo. Poi così diventa molto difficile. Ma poi non so dov'è la prima porta. Aspetta, 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 aspetta. Perché non mi ha tolto la catena? Cazzo di cagato. Fanculo. Porca miseriaccia. Questa è complicata, sta parte. Allora. Sì, ma tra l'altro è tutta una corsa. Tra l'altro completamente senza, priva di qualunque senso. Vabbè.
Ah, cominciamo ad andare di qua. I really like what you drew me way back. Sì, ma non vedo niente. Minchia. Corri. Stronza. Uffa. Qui si bugga tutto, guarda, esplode tutto qui, guarda. Questa che arriva a 800 frame al secondo. Qui resto intrappolato. Mentre invece un indizio è già subito qui. Lei poi non mi dà tregua, guarda, io prendo questo. Dove cazzo dovrei andare? Capisci? Ora io. Qui non devo andare. Qui posso andare. Se apro qui resto fottuto. Se apro qui resto fottuto. No, però vado a destra. Poi vado qui. Qui c'è un altro elemento per me. Non so cosa cazzo sto togliendo. Non vedo una mazza di niente. Non si vede una mazza. Mi spiace, non si vede niente. Cazzo. E cazzo si sbatte. Batte come un deficiente totale. Qui non c'è niente. Minchia. E vieni stronza. Apri la porta. Apri la porta. Niente. Niente. Aspetta, qui c'era qualcosa. What are you hiding inside? I'm sorry. I'm so sorry. Merda. Cazzo. È tosta, ragazzi. È tosta. No, questa parte finale è tosta proprio. Sì, perché bisogna trovare questi oggetti sparpagliati, tra l'altro senza alcun criterio. Cioè, io realmente ho difficoltà a individuarli. Non capisco qual è il criterio di individuo. Allora, la valigia qui subito dopo. Adesso qui lo apro.
vaffanculo. Dovevo andare in quella porta. Sì, perché stiamo girando in tondo adesso. Riproviamo. Stiamo girando proprio in tondo. Vai, 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 vai. Non c'è qualcosa di utile per me? Ok, 3. Oddio. Oh. Non c'è una porta? Merda. Ok, ne abbiamo presi 3. Stiamo tornando indietro. Poi l'altro problema sarà ritrovare la porta. 4. What are you hiding inside? Let me out! Mom! Minchia. Forse ce ne manca soltanto uno, ragazzi. E mi pare che fosse il murales. Ma dove cacchio è? Non ne ho la più pallida idea. No? Va bene, me ne vado, me ne vado. Ma sono proprio intrappolato qui. Proviamo a cambiare zona. Merda. Sono intrappolato da solo. Allora, sinistra. Vai dritto, attraversa il cancello. Di nuovo. Merda. Cazzo. Stiamo girando in tondo. Dai, 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 dobbiamo arrivare a quella porta, forza. 201, vai.
Minchia. Stiamo girando in tondo. Che palline. Anche dette Atomic Balls. Forse dovrei guardare le stanze dove in cui vado. Cazzo. È finita per me. Cibi, Cherry Blossom, tra l'altro. Proviamo ancora. Ehi, continua a morire in modo inverecondo. Forza. Allora. Io vado di qua. Ah, qui mi segnala una presenza. Ok. Non vedo niente. Qui mi segnala una presenza. Abbiamo perso la valigia, purtroppo. E infatti. Questo giro ci è andato male. Vediamo un po'. Per qui dovrebbe esserci lungo la strada. Però dovrebbe essere anche facile da vedere. Esatto, abbiamo questa foto della valigia presa. Poi. Quindi teniamo d'occhio il telefono, finalmente qualcosa stiamo capendo. Adesso se apriamo qui, lei arriva. No. Invece sì. Ok, qui ci sono queste due foto. Ok, e siamo a tre. Certe volte in modo assolutamente ingiusto non si vede niente. Siamo a tre. Proseguiamo di qui. Minchia. No, ma il modo in cui arriva è più inquietante quello, perché ha questa corsa imprevedibile, tutto sommato. Non sai davvero come arriverà. Vabbè, andiamo dall'altra parte, basta. Allora, qui c'è il divano. Giunti al divano, se noi apriamo qui, andiamo a destra. Cazzo. Minchia. E ricordati che il divano tutto a destra c'è la porta. Qui c'è qualcosa. Sì. Qui c'è qualcosa. Merda. Da queste parti c'è qualcosa. Da queste parti c'è qualcosa. Qui. Qualcosa. Ragazzi, manca l'ultimo.
Ok, addio. Manca l'ultimo pezzo. A meno che io non debba andare alla porta. Ma non credo, perché vedo ancora una catena. Da un punto di vista logico, a meno che il gioco non mi voglia ingannare in modo bislacco e bastardo. Ci manca un'ultima cosa. Proviamo un attimo di qua. Ancora, madonna che ansia. Qui c'è qualcosa. Sì, qui c'è qualcosa. Attenzione! What's that? Oh, you like what you see? Andiamo. Siamo liberi? Ah, dimmi che ce l'abbiamo fatta. Questa parte è tremenda. Terrificante. La parte stressantissima. Am I gonna be alone forever? Mamma mia, che parte stressante, ragazzi. Dovuto prendere un attimo di respiro. Ecco qua, leggi dopo. 21 febbraio, ultimamente il lavoro mi ha davvero assorbito. Ho deciso di dipingere le ragazze che sono saltate dal tetto della villa. Mi piace pensare che siano andate in un posto migliore. Credo che potrò finalmente liberarmi dell'angoscia perché non mi sono mai sentita tanto ispirata. In quest'opera voglio metterci tutta me stessa. 4 marzo, il disegno dedicato alle ragazze è quasi finito. Potrebbe seriamente diventare la mia opera migliore. Ma quando avrò finito, che farò? Ho le capacità di fare qualcosa di ancora migliore? Per quanto potrò godermi la fama e la stima che ricevo ora, chi mi dice che dietro l'angolo non mi aspettino angoscia e delusioni? La tristezza che mi attanagliava un tempo è strisciata di nuovo nella mia testa, anche se credo che non se ne fosse mai andata. Quante altre volte si manifesterà? Il pensiero mi fa rabbrividire, forse dovrei farla finita mentre sono ancora felice e andarmene in bellezza. Vorrei poterne parlare con qualcuno. 13 marzo 2022, intorno alle 13 di ieri, la famosa artista Maya Ako Hindenburg, nota come Cherry Blossom, è stata trovata riversa nel cortile di un condominio di Kettenstadt. La ragazza è stata dichiarata morta in ospedale. Il decesso della 18enne è un fulmine a ciel sereno non solo per la comunità locale, ma anche per tutte le persone che apprezzavano le sue opere. Le autorità affermano che può essersi trattato di suicidio. Tuttavia, considerando la popolarità della ragazza e la mancanza di segnali premonitori, non viene esclusa la pista dell'omicidio. È attualmente in corso un'indagine su vasta scala. She killed herself half a year ago? And that means I've been here this whole time? What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. Is this me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses. Their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud.
Basta con questi piagnistei, per favore, Thuglife. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. I could have had a different life, too. I guess someone finally did love me. You actually noticed me. I never thought you would. Emily, what should I do? Anita, what's up? I'm sorry, Emily. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said, I didn't listen. Anita? But you... and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Emily. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait! Un discorso sul suicidio, insomma, sull'amicizia. It's a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Bah, d'accordo.
Gioco caruccio. È un'insalata degli ultimi giochi horror con il brand, nome del brandizzato di Silent Hill, ma non ci siamo, secondo me. Cioè, restituisce in pochissimo quelle atmosfere di Silent Hill. Soffre come i remake dei nuovi giochi del passato, l'aver assorbito i giochi nuovi. Kind of scary leaving my hometown, but I'll be fine. I have my best friend with me. La solitudine si insinua sotto pelle, dolore perenne intrappolato invano. Vabbè. Alla fine questo gioco è allungato dalla presenza di questo stalker in questi labirinti tutto sommato più scoccianti che avvincenti. Una scelta anche piuttosto pigra, secondo me. Non c'era nemmeno bisogno lo stalker, bastava anche metterlo una sola volta e poi attuare altre soluzioni. Discorso sul bullismo, sull'emarginato, insomma, sull'emarginazione, la solitudine, l'invidia, abbastanza scontati, più che altro banali, banalizzati e resi ridicoli, secondo me, trattati in modo molto superficiale, didascalico, no? Dover spiegare e rivelare tutto, spiegare le metafore, le allegorie. Peccato. Non è che perché un prodotto sia gratis, insomma, deve essere per forza brutto, ma proprio non ce la fanno. Vabbè, va bene così. E allora grazie, ci rivediamo su Prizio TV per altri giochi e altri gameplay. The short message silurato, ragazzi. Alla prossima.